Salve, salve. Ma c'è un aggiornamento della Stream Deck? Accetto questa cosa. Cosa si può fare? Figo. Figo, figo. Non ho letto. Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Io non me lo voglio più togliere questo pigiama, lo dico, non me lo voglio più togliere, mi piace, lo adoro. Installazione guidata della Stream Deck, va bene. Oddio, ma c'ho dei capelli tutti piatti così, che cazzo. Dovete sapere che ho dormito pochissimo stanotte, ho dormito pochissimo, sono andato a letto alla solita ora verso mezzanotte. Controllo l'ultimo messaggio che ora l'ho mandato alla mia bella. Mezzanotte e 36. Cos'è che vuole? Col cazzo che chiudo OBS, imbecille. Cioè, lo installo dopo lo Stream Deck. Cioè, che cazzo, voleva chiudermi OBS. Cazzo, sono in live. Questo qui è stupido. È stupido. Mezzanotte e 36. Però mi sono svegliato alle 4. Mi sono svegliato alle 4. Non sono più riuscito a prendere sonno. Non sono più riuscito a prendere sonno. E ho ripreso sonno verso le 6:30 e Sif mi ha svegliato alle 7 e alle 8 ho suonato la sveglia e mi sono alzato. E quindi hai già lo SNES Mini? Yes! Ma l'ho fatto anche vedere in live. One player, one NES. Allora, Amleto, oggi è il giorno in cui ho donato 50 euro alla Ubisoft. Oggi è il giorno, mio generale, mi viene da piangere dalla felicità per quanto l'aspettavo. Comunque, buongiorno gatto. Grazie mille, Amleto. Hai preso l'assassino? Allora, oggi è una giornata veramente impossibile. A parte il fatto che è uscito il pre-order dell'iPhone 7, che però io non ho bisogno perché sono cliente business e in teoria me lo mandano. L'iPhone X, scusatemi. Oh, Dio. Perdonatemi, dirò un po' di cazzate stamattina, sono un po' rincoglionito, come al solito, ma forse un pelo di più. E adesso ho in lista un sacco di giochi da giocare, un sacco di giochi, devo giocare un sacco di roba, e non mi funziona la Stream Deck adesso. Porca troia, yes, perché va aggiornata per forza, non posso usarla se non... No, sì, funziona. Ok, poi dopo lo installiamo l'update. Lo installiamo dopo l'update. Vabbè, affanculo. Intanto mi è arrivato Mario. Ottimo. Mi è arrivato Mario. Eccolo qui. Poi farò un video per YouTube. Ho intenzione di spammarla tantissimo questa live. Perché voglio fare un day one come Dio comanda. Come si fa per davvero su Twitch. Infatti sto rosicando perché in teoria dovrei partire adesso e giocarci fino a stanotte praticamente. Non lo faccio. Alle 3 iniziamo, dalle 3 alle 8 di sera. Dalle 3 alle 8 di sera faremo questo, va bene. Farò anche un mini video su YouTube che poi dopo chiaramente verrà cancellato, non sarà neanche monetizzato, giusto per spammare questo evento. Quindi, questo, la leccata alla cartuccia col cazzo, ho già dato con quelle cose lì. Quindi abbiamo questo. Poi mi hanno dato l'assassino. L'assassino lo devo ancora installare. C'ho Wolfenstein 2 che però è partito. Io non mi ricordo un cazzo. Ho giocato la prima ora di gioco e non ci ho capito una sega perché non mi ricordo cosa ho fatto nel gioco precedente. Quindi lo disinstallo e rigioco The New Order perché non mi ricordo veramente una sega. Devo finire l'Ombra della Guerra. Ce n'era anche un altro che non ho mai installato. Hat in Ah, Time, ma sì, mi Hat in Time quello ricordo. lì ce lo giochiamo in live. Scorpion, grazie mille. Non mi ricordo mica cos'altro c'era. Vabbè, insomma, un po' di roba. Un po' di roba c'era. Allora, una live sull'assassino sicuramente, però bisogna vedere quando. Cioè, vorrei fare l'intro assieme, come al solito, come di tutti i giochi che mi sono arrivati. Chiaramente non lo farò oggi, perché oggi è la mia giornata Mario e non c'ho voglia di iniziarmi un altro gioco perché... Che due coglioni, santo cielo, non c'ho voglia di installarlo, anche perché non ho attualmente spazio su disco. Quindi oggi Mario. Oggi ci dedicheremo al 100% a Mario, a parte una Battle Royale che faremo stamattina. Detto questo, basta, non ho altro. Non ho altro da dire.
È venerdì oggi, giusto? Sì. Pensa a quelli come me, talmente poveri che non hanno nessuno di questi giochi. Ma a me li hanno regalati, per fortuna, Igor. Perché se no, diciamo 50 a gioco, che in realtà è meno rispetto a quanto costano. 50 Mordor, 50 l'assassino, 50 Mario, 50 Wolfenstein. Erano già 200 euro andati. Ringraziando il cielo ho comprato solamente Mario. E in realtà è l'unico. Mi girano le balle. Perché Mario era l'unico che io volevo che mi regalassero. Porca miseria, Nintendo di merda. Non capisco perché io debba essere sempre l'ultimo degli stronzi. Porca vacca, che gli faccio sempre le cose. Faccio un sacco di visual quando faccio roba a Nintendo. E a Nintendo non mi manda un cazzo. Con tutto il rispetto, perché mandate le cose a Logicamente Jim? Bravo ragazzo, tutto quel che vuoi, ma io faccio di più. Vaffanculo. Allora, Bad Piper, salve gatto, le dono 2 eurozzi che sono felice per aver trovato lavoro. Oh, sono contento. Non riuscirò più a seguirla di mattina. Non importa, l'importante è che hai un buon lavoro. Spero un buon lavoro. E il mio sub di Amazon Prime le andrà lo stesso. Ah, ottimo, sono contento. Buona giornata a te e grazie mille. Forest, grazie mille anche a te per la sub. Mario costa un rene? Cosa costa? 60? Non mi ricordo, l'ho preordinato mesi fa. Se la continui a chiamare Nintendo merda. E non smetto, cazzo. Non posso smettere di chiamare Nintendo merda. Perché è ingiusta questa cosa qui. È ingiusta. Porca miseria. Ingiusta. Tra l'altro, sono completamente vergine su Mario, eh. Verginissimo, lolle. Quindi sarà tutto nuovo per me e sarà una live meravigliosa, ne sono già sicuro. Che volevo dire? Non me lo ricordo mica ciò. Ah, ho già preparato delle donazioni e delle sub in tema Mario. In realtà le stavo preparando. Ho scaricato anche l'altro suono. Sì, le faccio dopo. Semplicemente le faccio dopo. Invece Nintendo ti amo, regala a me Mario. No, no, Gabriel, non lo regalano a me, non lo regalano neanche a te. E che cazzo. Quindi durante la mini maratona di Mario ci saranno suoni di Super Mario, ecco, perché sono una persona brava. Preordinò su Amazon? Sì, Forrest, mi è arrivato stamattina. Mi è arrivato un'ora fa. Un'ora esatta fa. Dico l'ultima cosa e poi dopo chiudiamo e iniziamo a giocare. Seba, che è il massimo number one di Twitch Spagna, stanotte, dopo che gli ho spiegato che cosa abbiamo fatto con l'internet di ieri, ha riso, mi ha detto "You are the best", sei perfetto, no, è stato Ah, sì, perfetto tu ricordo. con, sei stato perfetto tu con la cravatta, perdonatemi. Grazie mille, Cruci. E poi ha aggiunto una cosa che mi ha fatto piangere. Tu sei il mio streamer italiano preferito e farò farò del mio meglio per fare la sub il 1º novembre. E io ho pianto. E io ho pianto. Piango. La spilla inutile di Cappi non l'ho ricevuta perché quella lì mi arriva settimana prossima. Non so per quale motivo non sono arrivati assieme. Sono contento perché almeno. Questo mi è arrivato subito, la spilla arriva la settimana prossima. Sono felice, sono felice. Seba è veramente tanto simpatico. Abbiamo chiacchierato lì a quella cena, mi sono divertito assai. Tra l'altro l'ha pagata lui quella cena, ho mangiato un filetto. Ma lo vedrete nel Juni Gamer che non ho ancora avuto tempo di iniziare a montare. Ah, oh, Dio mio. Allora, domani registrerò un horror in VR. Sì, non lo volevo fare, sono stato costretto. Sono stato costretto e registrerò un horror in VR. Si chiama Don't Knock Twice. Così ci siamo tolti dalle palle Halloween. Dai, che c'è Halloween, che ce lo ficchiamo bello bello allegro, cioè Halloween. Ok. Vorrei anche registrare venerdì 13 con i Termos, ma bisogna vedere, perché loro lo fanno uscire ad Halloween, sti bastardi. Li
Io c'ho le idee, loro me le rubano, ma non importa, non importa, guarda, non importa. Mio video viene meglio perché voglio fare il multi-POV, ma lo considereremo in altre maniere. Quindi faccio quello lì, e poi dopo, una volta che ho registrato Don't Knock Twice, mi dedico al 100% a montare Journey Gamer. Lo so, sto rinviando un pochino, però figa, sono 4 ore da prendere in mano. Mi capite? Sono 4 ore. 4 ore da guardare, montare, sistemare la musica. E tra l'altro c'è ancora il problema di Final Cut che non mi si apre con il secondo monitor. Quindi ogni volta devo aprire. Che due coglioni. Che due coglioni questa cosa qui. Buono. Buono. Abbiamo detto tutto. No, non verrò a Lucca. Però lo fa la sera, me lo perdo. Cosa, Lord? Cosa ti perdi? Cosa faccio alla sera? Dai, tanto andiamo su Games. Eh no. Eh no. Adesso che ho fatto i skate tutti insieme coi fratei, ce ne andiamo a Milano. Ricky. La live de che, Lord? Il soggetto, il soggetto. Il soggetto, per l'amor di Dio! La live di che cosa? Di che cosa? Cos'è che faccio la sera? Cos'è che ti perdi? Cosa? Cosa? I soggetti? Ogni volta! Cazzo! Imparo lo spagnolo e trasferisciti che verresti valorizzato di più probabilmente. Ma per adesso non sono valorizzato semplicemente perché non abbiamo il nostro Seba italiano. Non c'è la live stasera, Cruci. Non c'è la live stasera perché facciamo il pomeriggio di Mario. Lo so, va così. Va così. Di Halloween. La live di Halloween. È certo che la fa. A parte il fatto che la live di Halloween va fatta la sera, credo che abbia senso, non lo so. Va bene, Gabriel. Tra l'altro ti hanno più fatto sapere niente dove ti ho detto di scrivere. Come mai non c'è Seba italiano? Perché l'Italia è ancora troppo, un mercato troppo piccolo. Però per adesso stiamo pushando Viking, quel faccia di cazzo di Viking, per farlo diventare il nostro Seba italiano. In teoria lui è quello mirato a Ah, sì, mi diventarlo, però stiamo ricordo. aspettando. Wiyuki! Grazie! Ho detto giusto? Wiyuki! Mamma mia! Mai risposto. Non ti so dire. Ci ho provato. Pome Mario o Mario Afternoon? Long play Mario. Ti travesti per Halloween? No. Io il Seba italiano? Non posso. E di che, Gabriele? Non ho fatto niente. Cioè, se io divento il Seba italiano, smetto di fare questo. Ma a me piace fare questo, io non voglio cambiare. Dovete vederla così. Viking, anche se attualmente non viene pagato per fare quello che fa, è il mio babysitter. Va bene? Viking sta streamando molto meno, perché adesso sta gestendo il nostro network che è Game Division. Ok? Lo fa gratuitamente. Lo fa in vista di magari diventare qualcosa di più importante poi. Cioè, lui non viene pagato per gestire il network. Lo fa e basta. E poverino, è una cosa che tutti credono che lui sia ricchissimo. Hashtag ricchissimo. Perché gestisce Game Division. Ciò non è vero. Lui non viene pagato per questa cosa qui. Lo fa sperando un giorno di diventare un bambino grande. Quindi lui la vita che si è scelto è di fare il babysitter a me e a tutti gli altri di Game Division, perché sono un bambino. Sono in pigiama, sono vestito con un pigiama intero e quindi io sono il bambino che va gestito e va guidato nelle puttanate. Io non devo pensare a fare i placement, a fare le cose, perché me le deve procurare lui o trovare lui le cose da fare. Io sono qui per divertirmi e farvi divertire.
Cioè, dimmi, perché dovrei cambiare lavoro? È bellissimo il mio. A parte quando mi fate incazzare, siete voi che mi fate incazzare. È bellissimo tutto il resto del tempo. Io sono qui, mi diverto, faccio divertire le persone che mi seguono. È fatta. No, lascia perdere che schifo i poveri, perché sono abbastanza sicuro che Seba guadagni molto più di me. Poi, perché insomma, Ah, c'è sì, anche un certo ricordo. livello di importanza poi all'interno di Twitch. Cioè, ti pagano comunque, non è che ti lavori gratis. Punitive Box, manca veramente poco. Buona giornata, gatto. E grazie a Veralfre. Grazie mille ad entrambi. Quindi, non è una questione di soldi, è proprio una questione di lavoro. A me piace il mio lavoro. Poi se inizio a guadagnare anche di più, tanto meglio, per carità di Dio, sono contentissimo, ma già. La situazione attuale per me può rimanere fisso così e io sono felice. È tua mamma puttana, però, io non lo volevo prendere la pistola. Mi diverto, cioè. Il mio lavoro è divertirmi. Cosa chiedeva Hank? Aspetta, cosa devo decidere? Qualche aggiornamento sulla famosa casella postale? Bravo, vedi che sono scemo. Me lo sono dimenticato completamente perché sono partito per le Americhe e poi dopo quella cosa lì mi è completamente via di testa. Hai fatto bene a ricordarmelo. Devo andare in posta. Il problema è che mi sa che la posta, questa qui che ho a 2 passi da casa, non mi fa il fermo postale. Quindi devo andare a chiedere semplicemente. Non ho avuto un attimo di tempo. Devo anche chiamare Fastweb per intestarmi la linea. Un sacco di roba, un sacco di roba. Sigu, grazie mille. Sono appena tornato. Probabilmente. Allora, sono andato a vedere Thor, come vi ho detto l'altra sera. Sono tornato alle 2, mi sono alzato presto e quindi ero tutto stanco ieri. Ieri pomeriggio ho dormito e stanotte praticamente non ho dormito. Ho fatto una cazzata a dormire ieri pomeriggio perché sì, il jet lag non mi aveva preso, però non ero esattamente a posto, diciamo, no? Non ero giusto. Quindi dormire ieri pomeriggio mi ha un attimino fottuto. Infatti stanotte alle 4 ero bello che sveglio. Devo stare un attimino attento a questa cosa qua. Infatti oggi, anche se sono stanco, morto, non dormo fino a stasera, probabilmente stasera svengo. Che cazzo, che sfiga, guarda qua, che me la tira. Il VSS della merda. Quindi pianto la faccia addormentato. Spero su un bel paio di poppe, però questo non ce l'ho dato sapere. In realtà sì, perché non dormo da solo. Però parlo, smetto di parlare perché dopo sembra che sono poco rispettoso. Ti ha preso di rincorsa? Mi ha preso, sì, mi ha preso un attimo alla sprovvista perché non ho dormito. Poi dopo, sì, mi ha rotto pure i coglioni stamattina. Ah, l'UMPIF. Mi aggrego alla domanda di One Player. Perdonatemi, aspetta che vi rileggo. Non la trovo mica. Ah, eccolo lì. A quando un nuovo episodio della Guin Cucina Nerd? Ma vabbè, ma basta chiedermelo per cortesia. Quando riesco lo faccio. Ho comprato anche il ricettario di World of Warcraft. Cioè, non serve che me lo chiediate. Mi chiedete fin troppo quella cosa lì. Veramente fin troppo. Non può. Anche perché vi ricordo che il mio è un canale di gameplay. La gente se lo dimentica, me lo chiede. Ogni volta che vado alle ferie. Sì, ma la Guin Cucina Nerd. Ho capito io! È uno speciale quella roba lì. Non è la prassi. Però spero presto, è che. Voi non avete idea di quanto sia difficile registrare una guida in cucina nerd. Devo essere completamente a casa da solo, perché devo prendermi l'intera cucina e registrarmi mentre cucino. Già che ci sia una persona attirata ad orecchi mi imbarazza tantissimo. Provate voi a registrare mentre cucinate, attirata ad orecchie dei vostri genitori. Questa cosa se la dimenticano un po' troppe persone. Che io non vivo da solo. Se vivessi da solo, minchia, ne potrei fare una puntata al giorno. Magari no, ma sicuramente potrei fare di più di quello che faccio ora. Che zero. Saranno super monetizzate le guide in cucina. Ma io per sicurezza raccolgo. Ma non volevo quella pistola lì. Visto come sta andando YouTube adesso. Cioè, l'unico che avevo paura che mi demonetizzasse YouTube non me l'ha demonetizzato.
Wolfenstein, pensavo mi togliessero monetizzazione. Poi, vabbè, quello lì poteva anche uscire gratis senza monetizzazione, tanto è un placement e mi pagano comunque. Che mi hanno approvato alla prima botta ringraziando il Signore, quindi va bene. È venuto anche un bel video tutto sommato. Mi aspettavo fosse chissà, cioè, sapete, ve l'ho detto in live, ho detto cazzo, ho paura di far merda, ho paura che non venga un bel video. Alla fine è venuto, a me è piaciuto come video. Non è uno dei migliori video che ho fatto sicuramente, però il gioco era tutto trama. Tra l'altro c'è pure un imbecille che mi ha commentato il video dicendo: bello vedere il gatto che fa la sponsorizzazione di questo gioco quando in live ne ha parlato male. Allora, te sei un imbecille, primo, te lo dico tranquillamente, esattamente come ti ho risposto nel commento che hai scritto una cazzata. Non ho mai parlato male di Wolfenstein 2, mai. È un gioco che è fighissimo, porca vacca, anche giocandolo mi sono divertito un sacco. Il problema è che è molto difficile da registrare. È difficile da registrare perché non... Perché praticamente di un'ora che ho registrato, 40 minuti erano cutscene. Però niente, bisogna sempre decontestualizzare. E a me girano le balle, perché se quel commento lì magari lo leggeva qualcuno di Bethesda, mi prende per un infame. E a me gira il cazzo questa cosa qui. Allora non potevo cancellarlo, perché metti che l'hanno letto e dopo vedono che l'ho cancellato, che cazzo pensano? Che sono stronzo, che nascondo le cose. Invece non è vero, non è assolutamente vero. Porca vacca. Sta troppo sulle balle quei commenti lì. E allora ho dovuto lasciarlo lì e rispondere. Cominciare a fare stream su Twitch? Consigli non te ne ho da dare, perché sinceramente non... È difficile dar consigli. Devi prepararti a parlare da solo per molto tempo. Come faccio io per i video. Questo è il consiglio base. Poi dopo sicuramente devi investire sulla qualità dei tuoi mezzi, ma una roba alla volta con calma, chiaramente. Non serve strafare fin da subito. Per il resto divertiti. Molto importante. Quindi fanculo, insomma, gente di merda che scrive cose a caso perché non capisce i discorsi. Porca vacca, perché veramente mi poteva mettere in difficoltà. Poi magari Bethesda non sta leggendo i commenti, non ne ho idea. Però metti che legge quel commento lì, giustamente, perché ha tutto il diritto di farlo, mi viene a dire: come mai questa persona ti ha scritto questa cosa? Non è che tu da una parte hai detto sì al placement, ma dall'altra stai tirando merda al nostro gioco? Puttana, che capita comunque di non accettare placement di giochi che non mi piacciono, che non mi interessano. L'ho sempre detto, sono sempre stato trasparente su questo. O comunque dicevo che il gioco non mi piaceva o cose del genere. Non ho mai accettato un placement di un gioco che dovessi far finta che mi piacesse. È arrivato Capodanno su PlayerUnknown, hai visto? Bethesda non dà tutta quella importanza ai commenti del cazzo. No, ma sicuramente, eh. Sicuramente. Però mi sta sul cazzo perché mi dà fastidio, perché è comunque un commento che dice una bugia che potrebbe mettermi in difficoltà. Comunque. Poi magari nemmeno li leggono i commenti quelli di Bethesda, ripeto, non lo so. Però mi sta sulle balle. Perché se io cancello quel commento lì, vuol dire quasi che voglia nascondere la verità. Che però non è assolutamente vera, anche perché le live sono qui, le può vedere chiunque. È che magari l'omino di Bethesda legge il commento e dice: ah, sei una merda. Ma non si va a recuperare le 50 ore di live che ci sono state, dove magari ho detto... No, dove, non magari, dove ho detto che il video non lo volevo fare perché avevo paura che il video venisse una merda. E credo che sia abbastanza sacrosanto come cosa. Infatti sono riuscito a fare un video decente, ma quello perché io sono bravissimo. Sono pazzo? Ho sentito camminare. Ah, sì, mi ricordo. Sono pazzo. Johnny, arrivo, eh. Ah, sì, mi ricordo. Sono pazzo.
Da quando sono all'università non riesco a seguirla, ma rinnovo lo stesso perché spero di tornare perché lei se lo merita sempre. Oh, grazie, grazie. Mister Harris, siamo a 6, grazie mille anche a lei. Oh, vedi qua, hanno affossato una macchina. Lo zainetto ce l'ho già e questo non ce l'ho. Bene. L'ho toccata, perdono. No. Non ti so dire come si installa Twitch Beta, Hank. Prova in alto a sinistra, se magari. Cioè, dove clicca. Sulla scritta Twitch Beta si può cliccare. Non ti so dire, l'ho attivata anch'io. Mi ha dato qualche problema, ma nulla di così grave. Vedo gente che si lamenta abbastanza. Eh no. Io ho sentito aprire la porta. Pazzo quanto vuoi, ma io ho sentito una porta. Anche un po' sordetto stamattina. Per forza non ho dormito un cazzo. Vabbè, me ne vado a fanculo. Ah, devo andare di qua. Va bene. Quindi per cortesia va benissimo citare quello che dico in live, anche contro di me va benissimo, perché se ho detto una cosa ed è una stronzata, merito anche di beccarmi dello stronzo quando dico cazzate, come è giusto. Però non decontestualizzate per cortesia. E soprattutto vedete di capire quello che dico prima di passare all'offensiva. Perché ripeto, se dico una cosa sbagliata, impopolare, va bene. Però da lì a infamarmi perché non avete capito voi, anche vaffanculo. Se in bete va male non bisogna dirlo, ma sicuramente a qualcuno boh, non ti so dire a chi. Dopo le 24 ore tra te e Karim è cambiato qualcosa? Sembravate più uniti prima? E io non so come rispondere a questa domanda. Cosa vuoi sapere da me, Ray? Non è cambiato assolutamente nulla. Semplicemente Karim adesso è in ufficio tutti i giorni e quindi non è praticamente più su TS. Però io lo sento tutti i giorni, Karim. Cazzo. Non è che se non ci vedete assieme in live allora abbiamo litigato, eh. Anche ieri abbiamo fatto quanto? Un'ora di videochiamata più 20 minuti mentre lui tornava a casa di chiamata normale. Ci sentiamo, sì. Semplicemente non entra su TS, ma ci aggiorniamo anche sulle varie robe. Sì, ci mandiamo le foto dei cazzi. Sì, mi dispiace non fare le live con lui, però è sempre occupato, c'ha da fa', sempre in ufficio, o guardare le donne nude. Adesso vi invito a una Barbara d'Urso a parlare di questa cosa, ma va. Ci sta. Puttana. Oh, Battleground, hai rotto il cazzo con questa questione del mouse, però, eh?
Oddio, non funziona neanche contro l'alt cancia adesso. Ok. Tutto ok? No, vedo nero adesso. Ok, me l'ha chiuso. Riapro. Non me lo riapre più. Sì, ma adesso ogni Battle Royale devo chiudere e riaprire il gioco. Comodo, pratico, ottimo. Ah! Torno 194 ore c'ho di sto gioco. Torno a ricordarvi, amici miei, che il server è in arrivo. Ho fatto ieri e che ieri dopo ero durante l'internet, quindi non dovevo cazzeggiare troppo. Ma ieri, Ah, sì, mi ricordo. grazie Isa, la Rogue. Ieri durante. Va bene, facciamone una in terza. Ieri pomeriggio. Ho compilato il form, entro il 31 è confermata questa cosa qui, entro il 31 ci danno il server, quindi subscriber, tenete il pene pronto, perché il giorno che esce facciamo 12 ore di questo. No, non è vero, però lo sto aspettando come l'avvento, e io l'avvento lo sto aspettando già da un mese. Sì, one player. Comunque, quante domande mi stai facendo di cose che sanno già tutti perché le ho fatte in live? Stronzo tu. Che server? Ah, non lo sai, Yama? Stronzo anche tu. Comunque, il server personalizzato di PlayerUnknown. Quindi ci sarò io, ci sarete voi subscriber. Dentro la stessa Battle Royale. E poi io posso andare in giro con la telecamera e fare il commento in diretta di voi che vi sparate dietro. Server, server. Ah, sì, mi ricordo. Imbarazzo. Nadir, buongiorno gatto, finalmente siamo a 6, che è minore di 3 al quadrato. 100 slot come quelli pubblici o più limitato? Non ti so dire, non ti so dire. Però possiamo fare la modalità zombie. Io con le armi e voi con i pugni. Gentleman, ma quando? Quando mi hai mandato? Quando mi hai mandato? Non ho visto. Ma adesso? Non mi pare di aver ricevuto mail da nessuno ultimamente. No, one player, ho smesso di giocarci mesi fa. Ieri. Sto guardando, aspetta che muto un attimo. Ah, le orecchie. No, no. Non c'ho un cazzo. Sei sicuro, sicuro? Queste cose ci tengo. Ah, c'è un messaggio dei termosifoni? No. E basta? Vabbè. Ah, ecco qua, ecco qua. L'11 del 9. Eh no, non credo. Credo fosse quello lì. L'11 settembre, eh. Non mi è arrivato un tubo, eh. Merda. Mi stavano sparando dietro. E avevo il gioco mutato. Com'è giusto? C'è colori un po' smorti. Mi sta sparando a me, eh? No, non credo. Spegnere e riaccendere il monitor un secondo, perché c'ho tutti i colori fottuti.
Ok, i colori sono tornati. Sono un mongolo a qualsiasi gioco di sto genere, ma nel senso che sei il re degli unni? Quindi vai bene. Perché no? Ecco, questa è un'idea magari un po' delle balle. E uno come tanti. Affanculo, Gabriel. Capisco dov'è. Sicuramente c'è uno, ma non so dove sia. Che ansia. Saranno qui? Non si esce di qua. Follia. Sì, mi ricordo. Non vedo. Eccolo lì. Tattica del cazzo sto adottando, ma va bene. Thunderhead, grazie. Ehi, che cazzo! Che errore grave! Gatto di merda! E non mi ha neanche ucciso lui, mi ha ucciso uno da destra. Che sta arrivando? No! Allora l'audio è fottutissimo. Ho sentito anche correre da destra. No, le cuffie sono giuste. Pazzia? Thunder, ciao, sono bello, ma non tanto. Lo accetto, mi dispiace, ma. Certo, Gianfi, salve signor Galto, oggi mi laureo, tanti auguri! E volevo condividere questa cosa con lei che mi ha tenuto compagnia per parte di questa avventura, grazie mille. E il mouse non funziona! No, infatti, terza persona è stato un errore, che sono abituato a giocare in prima ormai, quindi niente. Maxetto, ne ho fatta una in terza, dai. Niente, non va. Guarda te che non va. Non va. Tabbo e poi niente, non funziona più. Io non so perché questa cosa qui. Perché mi hanno rotto il gioco? Perché devo chiuderlo ogni volta adesso? Vaffanculo. E dai. Gentleman, se mi hai rimandato comunque non mi è arrivata una sega. Palle sta cosa? Che palle? Va bene, Hank. Cosa hanno aggiunto nel? Se riesci a vincere una partita in terza giocando solo in prima diventi re del mondo. Poi non so se questo sia un problema solo mio, Lidit, però fanculo, cazzo, non ce la. È veramente scomodo, mi rimane il mouse fermo lì. Perché mai? Ed è una rottura di coglioni una volta che muori. Ah,
Ah, che sfiga. Vabbè, se vuoi, gentleman, scrivimi una mail direttamente, così non ti perdi mai con quelle. Ma quelli sotto il NES sono i giochi del NES? One player, che domande mi stai facendo oggi? No, sono Shaman King. Re del mondo con una felpa di Twitch improbabilissima. Che volendo potrei anche fare così. Volendo, potrei anche fare così e far vedere questa cosa qui. Non so se si vede, in teoria si dovrebbe vedere che sono di spalle. Ah, sì, mi ricordo. Grazie Piero! Questa te la danno solo se vai al TwitchCon. Se ti invitano al TwitchCon. Il 17 dicono che sia per portafortuna o perché sia 2017, non si sa. In America non porta sfiga come da noi il 17. È il 13 che porta sfiga loro. Non l'ho scelto io. Erano tutti col 17. Adesso mi sono tutto messo scomodo però, dai, che fastidio. Ah, che fastidio, adesso c'ho tutto storto. Allora. Ah, Tra sì, mi l'altro, ricordo. ho passato un bel po' di aria compressa sul computer e ho eliminato la polvere ieri, ma comunque il rumore lo fa uguale. Bud, ciao gatto, e siamo a tre, grazie mille. Quanto amo quei pulcini di pigiama? Ma mi piacciono, mi fanno molto supereroe. Adesso vado a tirare i pugni fortissimi. Poi li prendo io, però. Potrei fare supereroe come Kick-Ass. Faccio Kick-Ass. Però di Twitch. Twitch-ass. Mi manca solo la maschera che ce l'ho. Cioè, no, in realtà l'ho buttata via la maschera. C'era una maschera del party di Streamlabs. Tra l'altro, il party di Streamlabs era vietato streamare. E anche quello di PUBG era vietato streamare. Va bene. Vi giuro. In realtà l'ho registrato nel video, quindi chi se ne sbatte. Quello di PUBG. Quello di Streamlabs non ci hanno fatto entrare. Comunque. Party di PUBG era un party normalissimo con quattro cose da bere, cioè no, quattro open bar e due macchine schiantate, la maglietta personalizzata e basta. Un po' una merda. Ma in realtà tutti quei party mi hanno fatto abbastanza cagare. A parte quello lì di Twitch che era abbastanza carino perché avevano preso il circo horror che c'era lì e l'hanno prenotato solamente per i partner di Twitch. A parte quello, tutti gli altri, come si chiamano, party erano bar, open bar e musica fortissima. Sì, ma no. Dai, che cosa c'ho? 12 anni? No. Oddio, gli alcolici, incredibile! Devo assolutamente bere un sacco di alcolici e ascoltare la musica Punz! Ma sì. Ma c'ho due per. Li metto in tandem. Ed è un peccato perché. Cazzo, noi dovremmo essere l'alternativa alle feste del cazzo così. Dovremmo proprio dimostrare noi che ci si può divertire in maniera normale, senza aver bisogno di alcolici e musica, cioè si può tranquillamente ridere in alto. Vabbè, lasciamo perdere. Pare proprio una minchiata. Io non sto trovando niente, eh. C'ho due mirini, due per e una Molotov. Ce la metto sopra il mirino, sulla Molotov e lo lancio poi. Due per sulla Molotov, esatto. In America è così. Ho capito che in America è così. Che palle, però. Più che altro, vabbè che io non bevo, per carità. Però anche non bevendo mai, quando esco con i miei amici, con i thermos,
Mi sono sempre divertito un sacco, sparando cazzate, ma anche, cioè, non avevamo bisogno di bere per divertirci, no? E soprattutto, se andavamo in un posto dove c'era la musica alta, non si conversava, quindi era tutto completamente inutile. Boh, in America bevono sempre. Va bene, fammi fare qualcos'altro. Infatti l'anno prossimo manco un party, mi faccio, vaffanculo. A parte che l'anno prossimo viene Karim, lo prendo a calci nelle palle finché non viene. Dai, ma neanche un'arma, ma scusami, ma come cazzo è possibile sta cosa? Quindi almeno mi diverto, figa. Bere per divertirti è triste, sì, ma anche andare al party sapendo che c'è solo quello è triste. Stronzi, e io non me l'aspettavo che fosse così. No. Sì, ma al di là del bisogno avere l'alcol per divertirsi, lì non c'era proprio alternativa, quindi do per scontato che senza alcol non facessero niente. Che palle! Perché c'era solamente quello, musica e alcolici. Se viene Karim andate in nave, no, no, calci nelle palle e prendiamo l'aereo. Poi dopo se dobbiamo morire, moriamo assieme. Metti due persone sulla pistola e fai il quick scope. Spare no. Tristezza sì. Anche perché alla fine i party erano tutti la stessa cosa. Ma copia e incolla, anche perché la location era la stessa. Cambiava giusto un po' l'ambiente perché cambiavano gli adesivi sulle pareti e quelle cose lì. Per il resto erano semplicemente party uguali, cioè uguali, copia e incolla. La stessa cosa, anche il bar posizionati nello stesso posto. L'unica cosa figa è che quello di Battleground c'aveva la siringa, quella del medikit, quella che il personaggio si fa. Con il medikit, con dentro la vodka e del gel. Sì, però è sempre alcolico, hai capito? Vaffanculo. Inoltre, in America gli alcolici costano tantissimo, quindi se gli dai un free bar o affini impazziscono. Sono sicuro, eh. Sì, esatto. Karim va anestetizzato. Sì, ma non è già per i capelli, mind the gap. Coglione. È stato un gel alimentare, che cazzo ne so io. Non mi sono interessato, chi se ne frega. Gelatina sarà stata, boh. Della merda, dello sbu. Che cazzo ne so io. Era blu. Per scelto perché non mi piace, ma non. Personalmente non ho mai avuto voglia di. Cazzo, mi devo bere l'alcolico. Mi dispiace un po' non bere gli alcolici quelli di classe. Però no, non mi piacciono. Non mi piacciono. E non avendo mai bevuto, quindi ho anche una bassissima sopportazione all'alcol. Quindi sia da entrambe le cose. Perché se bevo un qualunque alcolico, questo non si può proprio mettere. Se bevo un qualunque alcolico, insomma, mi viene anche un po' su. Perché non avendo mai bevuto, bevo adesso un brandy, mi bevo un brandy, muoio. Perché chiaramente non lo posso. Poi in teoria dovrei anche evitarlo completamente per via del mio fegato che non è esattamente il massimo. Infatti come sto evitando di mangiare troppo fritto, troppa merda, anche gli alcolici sarebbero da evitare. Però se devo scegliere una cosa delle due che mi fa stare male, preferisco il fritto. Il vino prende anche dopo. Non ho capito. No, ma mi piacerebbe essere, bere un bicchiere di vino a cena, quelle cose lì, eh. In teoria dovrebbe fare anche bene se non sbaglio. Però. Che devo fare? Non posso. Non bevo, non mi piace. Non mi piace proprio.
Non mi piace il sapore, dovrei. In realtà non ho assaggiato praticamente un cazzo di alcolici nella mia vita, però dovrei iniziare ad assaggiarli. Io non so come comportarmi. Ho trovato una pistola. E sto lootando, eh? Un bicchiere di rosso a pranzo, vedi? Il fatto che faccia bene alla bufala, come? L'ho appena scritto. Vabbè, chi se ne incula? Tanto comunque. Poi sono una persona abbastanza pulita. Mi ritengo un bravo ragazzo, non bevo, non ho mai fumato, non ho neanche mai provato la sigaretta. Per altri, cioè proprio quella è stata una scelta. Stata proprio una scelta, non voglio neanche provare perché poi dopo metti che mi piace, non voglio iniziare con un vizio così dannoso, ecco. Anche perché in famiglia ci sono stati già brutte experience con quella cosa lì, quindi ci stiamo distanti, abbiamo risolto un problema. Mi piacerebbe iniziare a fumare per smettere e dire che ho più soldi. Oh, finalmente un'arma. Sarebbe comodo. Sai quel vizio che ti porta via i 5 euro ogni tot, poi dici, ah, non ce l'ho più, sono ricco. Ecco. Ti ho visto svapare, sì. Ma infatti anche svapare mi piacerebbe farlo, però non è che mi freghi più te. Mi piacerebbe proprio perché in realtà la sigaretta, io l'ho sempre detto, a livello di immagine, ma anche di suono, cosa, mi è sempre piaciuto un sacco. La puzza di fumo mi fa cagare al cazzo. Una merda proprio la puzza di fumo. Però nelle donne non la trovo sexy. Negli uomini invece sì, perché mi piacciono gli uomini che fumano. No, non so se avete mai visto magari dei vecchi film dove uno fa un discorso mentre sta fumando, che fa il tiro, parla, poi dopo butta fuori il fumo. A me quelle cose gli piacciono un sacco. Oppure il rumore che fa quando uno aspira e fanno sentire magari anche il rumore della sigaretta che si brucia. A me quelle cose li fanno impazzire, sono bellissime, danno un sacco di pathos e anche un po' di noir, diciamo, quando fate nei film un po' più vecchiotti o di un certo tipo. Non è che devo iniziare a fumare così per immagine, devo andare a morire perché fa figo. Muoio per altri motivi. Jigen, su tutti ci sei nato la figaggine del fumare. Sì, però non è la stessa cosa. Non è quello che intendo io, quantomeno. Comunque basta essere minimamente intelligenti e sai che quelle cose lì le devi. Allora le devi evitare. Se vuoi star bene, poi dopo sono cazzi tuoi. Non me ne sbatte niente. Sono contento per te, Locadel. Sono contento per te. Che poi adesso che c'è lo svapo, tutti possono passare a quello e avere. So che a livello di immagine non è come una sigaretta, però è più fico. Più fico, più high tech. Ci fai le figure, no? Fai il moro della situa. Perché ho la pistola? L'avevo raccolta all'inizio, vabbè, non la voglio. Sono rimasti in 41, io ho trovato le armi ora. E non ho trovato nessuno, fortunatamente. Maschera antigas non serve a niente, è solo bellezza. Ce l'ho, le metto. Sì, di livello 2, tra l'altro. C'è la bulletproof. Sigaro Tenaten, e anche quelli sono fichi, ma non. In realtà la cosa che mi attira di più è sempre stata la pipa. Infatti ero lì per comprarmi una pipa elettronica io, Entra. con lo svapo, ma una pipa. Suona tanto così da comprarmela, eh. Solo che anche lì, che cazzo, Entra. inizio a svapare così a caso. Ma Rognino e Sandro, grazie mille ad entrambi.
poi anche lì svapare, l'ho provato da Moro e mi ha fatto abbastanza cagare. E ad esempio, per trovare un gusto che mi piace, devo diventare scemo. E a me non voglio provare mille gusti. Dracon, grazie mille. Lo stesso motivo per cui non faccio shopping, che mi hanno sciolato la macchina. Vabbè, non è grave. Lo stesso motivo per cui non faccio shopping. Vedo delle braghe che mi piacciono, però non c'ho voglia di stare lì a provarle. Non ho voglia di provarmi le braghe. E così io non ho voglia di assaggiare tutti i vari gusti. Anche il caffè. Io adoro il caffè, però. Non è che puoi provare 10 caffè in un giorno. Muori, figa. Allora ne assaggi uno. Poi devi aspettare il giorno dopo, ne assaggi un altro. Il problema è che devi comprarti una stecca da 10 del caffè Nespresso per poterlo assaggiare. Eh sì. Poi ne assaggi il primo, ti fa cagare il cazzo. C'hai nuovi 9 caffè che ti devi tenere lì. Puttana. Se devi prendere la pipa elettronica, prendi una normale, la sigaretta la capisco ancora, ma la pipa no. Ma io non voglio fumare il tabacco, scusa. Cioè, è proprio per evitare quello. Scusami, cioè, uno vuole evitare il tabacco e il fumo, cioè, non fumare la pipa elettronica perché devi fumare la pipa vera. Ma col cazzo, ma scusami, perché mai? Ci sono i gruppi di scambio su Facebook per il caffè. Vabbè. Credo che la pipa non si respiri, ma lo stesso, non, mantieni comunque in bocca del fumo, no. Cioè, comunque tieni il tabacco. Unnecessary Pixel fuma, Paolo fuma la pipa, però sarà consapevole anche lui. Fatti di chetamina e risolvi il problema. O se no, mastico il tabacco direttamente. Cosa serve l'energy drink? Beh, a recuperare vita. Non so, farmi le cannette come i giorni. Anche quella è una cosa che proprio non mi ha mai sbattuto un cazzo. Anche perché già mi sento un rincoglionito bastardo. Poco sveglio. Se poi vado a farmi pure le canne per ammazzarmi i neuroni, è la fine. E chiudo tutto. È la fine per sempre. Tanto vale che mi ammazzi subito. Quindi non sono sempre sveglio. Però figa quando lo sono, spero di mantenermi un attimino. Poi per carità, volete farvi le canne? Cazzi vostri, me ne frega niente. Io evito. Evito lo stesso. Tanto già ne ho pochi di neuroni funzionanti. Devo star lì pure ad uccidermeli. E tra l'altro, a Los Angeles ogni 2 metri c'era un odore di canna. Gli americani non si fanno le sigarette normali, però ogni 2 minuti c'era una folata di canna incredibile. Sirian, sì. Infatti le spade. Cosa sono le spade? Sguaino? Devo mangiare le spade come i fakiri? Se esistessi mi farei di Limitless. E vabbè, grazie al cazzo. Buoni tutti così. Il tomaco, minchia. Le spade sono l'eroina. Ah. California è molto più frequente, molto liberty. No, ma infatti credo sia legale farmaci, ma ripeto, fatti loro. C'ho una spada in casa, sono un fattone. C'ho la baionetta del nonno. Vuol dire che sono troccato? Al superiore ho notato che le canne mi facevano lo stesso effetto nelle lezioni di matematica. Ti facevano dormire, ti facevano incazzare, ti facevano puzzare. Non lo so. Gatto responsabile. No, vabbè, io vi dico come sono, poi dopo. Fate il cazzo che vi pare, non sono qui per dare lezioni di vita, anche perché sono uno con un pigiama di Twitch che fa il cazzone per vivere, quindi.
Io mi sento di aver vinto tutto nella vita, però sono abbastanza sicuro che un sacco di gente pensi a me come uno stronzo. E non ha del tutto torto. Adoro come sta andando la mia vita fino ad ora, devo essere sincero. Per la prima volta posso dire sono felice di come sta andando, porca miseria, sono contento. Poi ci sono anche varie cose esterne a Twitch che mi fanno contento, però. Che sparo. Sì. Stanno sparando con lanciarazzi, cosa sto sentendo? Puttana, puttana, puttana. Vabbè, io non ti vedo, vecchio mio. Zigzago, ma. Io credo che tu abbia ragione. Gesboro, che male! Non so dove sei. Io muoio adesso. Non so dov'era. Era distantissimo, probabilmente. Eccolo là. 9 minuti? Dai. Se parte, ne facciamo una al volo. Se non parte, ci inculiamo. Boh. Perché chiudere e riaprire il gioco per 9 minuti? Ah, Dio mio. Ma che cazzo di Ah, sì, problema mi è questo qui? Si ricordo. può capire? Ribellini, finalmente le subo. Yeee! Grazie mille. Grazie anche ad Arisi Ah, e sì, mi Edoardo. La ricordo. zampetta d'oro si avvicina. Buon mesiversario. La ficcanza in abbondanza. Lei e famiglia, minore di 3. Grazie mille. Non va. Opto per l'inculata. E infatti, ma perché questa cosa qui? Niente. Qual è il problema? Wolfen, grazie mille. E allora va torto in culo, non so. Fra 10 anni ti ci vieni ancora qui a fare questo? Magari non vestito così, ma comunque sì. Ho visto persone ben più vecchie di me in giro per il Twitch con Dottor Disrespect, credo che una trentina d'anni ce l'abbia tutta. Credo che 10 anni più di me ce li abbia. Andando per i 35, credo. Chiudi. Poi l'unico problema è che qui. Fener, grazie mille! E sono 12, penso proprio che il dorato mi doni. Che ne dice? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Poi bisogna vedere se tra 10 anni esiste ancora. Il frack di Twitch, mi piacerebbe tanto averlo. Domanda è come sarà Twitch simile tra 10 anni? Ma sì, ma in realtà, come mi ha detto anche Simone, che tra l'altro Simone mi sa che non gli ho più mica risposto ad un messaggio vocale bellissimo che mi aveva mandato, perché sono uno stronzo, perché infatti lui mi aveva mandato dei messaggi vocali bellissimi, eccoli lì, non gli ho più risposto, perché sono pirla. Come ha detto giustamente Simone, anche ormai ho una fan base, ho delle persone che mi seguono, che mi vogliono bene, e quindi metti che muore Twitch, ci spostiamo da un'altra parte e continuiamo a fare quello che già facciamo. Se vi piace quello che faccio, un modo di divertirci lo troviamo sempre, quindi è ottima questa cosa qui. C'è Paolo che è un Matusa, quindi sei a posto per altri 25 anni. Con Carnage ne ha più di 35 ed è ancora godibile. No, ma infatti, ma anche se ci spostassimo da un'altra parte, morisse Twitch e quant'altro, possiamo comunque rinnovarci e trovare qualcos'altro da fare. L'importante è continuare a divertirsi. Questa è la cosa più importante di tutte. E io non la voglio dare la linea ai termosifoni, me ne sbatto. Ma sto qui, perdo gli ultimi 6 minuti proprio per così, per sfregio. Zitto anche, zitto, così ve ne andate e quando li hosto non c'è più nessuno. La seguiamo anche su Hangout se serve, addirittura. Molto tardi, Rizzo. Allora, vabbè, prendiamo gli ultimi minuti per ricordarvi che oggi, dalle 3, dalle 3 alle 8 di questa sera, mi raccomando, poi alle 9 non ci sarà la live perché ci sarà la Cichibe, quindi seguitela. Le rubo l'orario oggi pomeriggio, però questa sera ci sarà lei al mio orario. Mi aspetto che siate in tanti dalla Cichibe questa sera perché farà una cosa molto figa, ovvero dipingere con la pittura, quella
della notte, va bene? Non so come si chiama, la pittura che si vede al buio, è una cosa abbastanza fica, ok? Sto rosicando molto per non poterci giocare, però ce l'abbiamo, mi è arrivato in tempo, non ho dovuto fare dei magheggi, adesso mi faccio una doccia, faccio un video breve per YouTube per spammare questo bell'evento. Preparo tutte le donazioni e le sub a tema Mario per oggi pomeriggio. E niente, io vi ringrazio. Qui c'è una cosa bellissima, ovvero il testo della canzone Jump Up Superstar, che io spero si possa comprare, visto che non l'ho trovato da nessuna parte. Che dire, non vedo l'ora di giocare Mario. Non vedo veramente l'ora. Va bene. Ci vediamo tra 4 ore. Boh. Ciao ragazzi. A dopo, dai, lascio la linea termo, sì, me lo faccio un po' prima che mi fanno cacare. Già fatto, Gabriel. Già fatto. Ho anche già fatto l'aggiornamento. Vi lascio ai termosifoni, però adesso andate tutti dai termosifoni e spammate la dub della ficcanza in abbondanza. Va bene, dai, facciamo un raid dei termos. Mentre li osto. Dai, tutti a spammare da loro la dub. Grazie mille a Criptica Ita. Ciao gatto, se so che non è molto, ma volevo comunque ringraziare per tutti quei bei momenti che mi fai passare con i tuoi video e i tuoi stream. Grazie mille. Grazie a tutti. Tutti dei termosifoni a dabbare, mi raccomando, vai.